Oggi voglio parlarvi delle foglie di fico e preparare con voi un infuso con queste foglie, un infuso che ha tantissime proprietà e benefici che andiamo a vedere di seguito. Allora, la proprietà delle foglie di fico ne ha tantissime, aiuta a ridurre gli zuccheri nel sangue e quindi è un ottimo alleato per chi ha il diabete, ma anche aiuta a ridurre i trigliceridi e a pulire le pareti delle arterie, quindi va bene per chi ha il colesterolo HDL basso e quindi ha bisogno di un maggiore aiuto per pulire le arterie. Ha tantissime altre anche proprietà perché è antinfiammatorio e anche antiossidante. Inoltre aiuta, abbassando i trigliceridi ovviamente, ad abbassare il colesterolo. Aiuta chi ha la pressione alta, chi soffre di bronchite, chi ha problemi dermatologici. E inoltre anche utile per le ulcere e quindi per aiutare comunque gastriti e normalizzare i succhi gastrici. È molto utile anche in questo senso. Inoltre, con il suo infuso ci si possono fare gli sciacqui se si ha mal di denti o gengiviti e poi aiuta anche a perdere peso e altresì astringente, quindi non esagerate se già avete un po' di stizzi. Le foglie sono commestibili e mi sono sacrificata, le ho anche assaggiate. Vi posso dire che il sapore all'inizio non si sente niente, si sente l'erba, la foglia, che poi ha un inizio, il retrogusto del fico comunque un pochino si sente, per diventare infine amarognolo. E quindi questo è il sapore della foglia fresca. In circolazione lo potete trovare nelle botteghe etniche, quindi nei negozi etnici, nei negozi che vendono prodotti bio, o se siete fortunati come me in questo caso, conoscete qualcuno che ha la pianta. Io questi li ho raccolti ieri, infatti si stanno già un pochino essiccando perché non le ho messe in frigorifero. Prendete la foglia direttamente dalla pianta, che possibilmente come questa non ha subito trattamenti, quindi non ci sono pesticidi e altro, e la andiamo a far bollire per una decina di minuti in acqua. Allora, le foglie di fico si usano anche nella cucina, soprattutto greca, libanese, in quelle zone là, per farci degli involtini di riso speziato con anche, volendo, l'aggiunta di carne, oppure si usano per ricoprire il pesce, come per esempio l'orata, lo sgombro, e potete usarla per cucinare ed è commestibile ovviamente. Quindi andiamo a vedere come preparare. Allora, prendiamo una casseruola che io ho già riempito un po' e ci andiamo a mettere 2 litri d'acqua. Io 1,5 già l'avevo messo, mettiamo il restante 500. Allora, perché 2 litri d'acqua? Perché lo portiamo a bollire per una decina di minuti, in modo che facciamo poi raffreddare l'infuso per 25-30 minuti prima di berlo. E lo andiamo anche a zuccherare, ci andiamo a fare una tisana estiva, quindi che ci può soddisfare anche come gusto per l'estate, e ci vado ad aggiungere del miele. Per chi è vegano usate zucchero di canna o altro dolcificante vegano, ma in questo caso, siccome lo voglio dare a un uomo per far abbassare il colesterolo, se lo volete usare per i vostri mariti, rendere il gusto un pochino più piacevole per fargli bere l'infuso è meglio. Allora, dopo aver messo l'acqua nella casseruola, prendiamo un paio di forbici o un coltello, in questo caso penso sia meglio le forbici, togliamo il gambo e andiamo a tagliare. Io uso 3 foglie. Andiamo a tagliare queste foglie. Nel frattempo mettiamo l'acqua sul fuoco. Volendo potete trovare in circolazione anche le foglie di fico essiccate, soprattutto nei locali, nei negozi dove vendono prodotti bio o rimedi naturali. Ieri stavo raccogliendo i fichi dalla piantina e ho visto
le foglie, mi sono ritornate in mente delle cucine, comunque dei piatti che avevo visto dove veniva utilizzata la foglia di fico. Ho detto, ma devo provare a farci qualcosa anche io. Però le preparazioni che ho controllato che si possono fare, come quella dei dolmades greci, sono lunghe. Comunque si deve cuocere il riso, si deve fare una ventina di minuti all'inizio il riso, poi una cottura per altri 40 minuti, che di estivo non ha assolutamente nulla con le temperature di quasi 40 gradi che abbiamo in questo periodo. Perciò sono stata più propensa a fare la tisana, che ora le foglie le ho tagliate e le andiamo a mettere a bollire. Le foglie di fico hanno bollito per 10 minuti, ora lasciamo raffreddare per mezz'ora e poi passiamo a zuccherarlo. La stessa procedura di bollitura per 10 minuti va usata quando volete usare le foglie di fico per cucinare, per farci gli involtini, però a foglia intera. Quindi dopo che avete sbollentato le foglie di fico, con l'acqua di cottura la potete lasciare da parte per fare degli sciacqui se avete mal di denti o gengivite. Andiamo a filtrare il contenuto della nostra tisana in un bicchiere dosatore. Se la pentola è ancora calda ci andiamo a aiutare con delle mappine o un guanto in silicone come questo e andiamo a filtrare l'intuso. Io ho messo 2 litri iniziali per avere un litro finale di infuso. Questo infuso ora si può usare o per gli sciacqui o lo potete bere. Allora, il gusto è leggermente amarognolo. Per avere un sapore migliore lo possiamo andare a zuccherare e possiamo usarlo anche come bevanda fredda. Allora, questa è un po' troppa. Fatto danno. Zuccheriamo con il miele il nostro infuso. Potete lasciarlo anche così al naturale o usare uno zucchero vegano per chi è vegano. Lo potete bere sia caldo che freddo. Mettiamo in totale 2 cucchiai di miele. Poi regolatevi in base al vostro gusto, ovviamente. A questo punto prendiamo una bottiglia e un imbuto e andiamo a travasare. Ed ecco qui pronta la nostra tisana di foglie di fico con proprietà per il diabete e il colesterolo, che lo aiuta a ridurre e aiuta a perdere anche peso, ragazzi. Quindi ve la mettete in frigo e ve la bevete un po' al giorno. Ecco tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!